Sì, credo che sia stato molto importante poterlo sottolineare in un'occasione come questa. Il Natale e questo periodo è un momento di coesione e di vicinanza tra tutti, e credo che sia un momento che debba essere vissuto così anche dalle istituzioni. Io davvero auguro a tutti, a tutta la comunità, di saper cogliere e valorizzare questo spirito del Natale, uno spirito di unione, di solidarietà che deve accompagnare, come dire, sempre la vita della comunità. Questi valori che ci vengono da questa grande ricorrenza religiosa, ma credo che siano condivisi anche a livello civile, abbiano anche una grande importanza a livello civile, devono accompagnare la vita della nostra comunità anche nell'anno che ci apprestiamo ad affrontare, ed è lo spirito che ci deve accompagnare nel affrontare tutte le problematiche che vengono, come dire, proposte dalla realtà provinciale, dalla realtà del nostro comune. Ma l'augurio è questo, innanzitutto è un augurio di poter vivere il Natale serenamente, vicino all'affetto dei propri cari, dei propri familiari. Il Natale è innanzitutto questo, quindi questo è il primo augurio che faccio a tutti, e un pensiero particolare, speciale, faccio alle persone più bisognose, alle persone più deboli, agli anziani, ai malati, a tutti quelli che vivono in una situazione di fragilità. L'augurio è quella di saper trovare coesione, fiducia, vicinanza, collaborazione, e quindi che il prossimo anno possa essere un anno improntato, come dire, al benessere, al bene comune.